Benvenuti a tutti, ragazzi, benvenuti in Italia. Siamo di nuovo su The Last of Us parte 2 e oggi siamo qui. E ho una gran paura che Joel abbia fatto una brutta fine. Nell'ultimo video abbiamo visto che Joel potrebbe essere schioppato, anche se sappiamo benissimo che Joel non può schioppare perché è immortale. Però abbiamo visto che gli hanno falciato una gamba con un fucile a pompa. Non sembrava di certo che stesse bene. E se da una parte di me ha paura che Joel possa essere morto, l'altra mi tranquillizza dicendomi che no, è impossibile. Joel non può morire. Lo sappiamo benissimo che Joel è immortale. È immortale, l'abbiamo già visto in più di un caso. Ed è il momento di affrontare Ci siamo. sti bastardi, se ce ne sono da affrontare, ma sembra che non ce ne siano. Joel! Tommy! E non c'è nessuno. Pistola è carica. Fucile anche. Oddio, no, l'ho sentito. L'ho sentito. Prendiamoci tutte le munizioni che ci spettano. No, io non voglio che sia quello che penso io. Oddio, qua è dove hanno cercato Joel? No. Proprio questo era il loro accampamento. Tira ancora un insulto a caso, Ellie. Però è ancora vivo per ora. Oh no, è questa. Dovevi sparargli, li dovevi sparare già per prima. Bloccatela! Non mi toccate! Per le mani! Lasciatemi, cazzo! Oh no, è proprio questa la scena. Ce l'abbiamo! Ok, lascia! La stessa cosa che ho pensato Che anche io. succede? Lascialo! Ma chi è? Si è Lasciatelo! intrufolata! Non c'era nessuno di guardia. Non pensavamo arrivasse qualcuno. Che cazzo ti aspettavi? Dobbiamo andarcene prima che la città ci sia addosso. Falla finita. No. Vuoi quello che voglio io, vero? Fallo. Ora. Non ci provare. Joel! Alzati! Joel, alzati, cazzo! Basta, ti prego! Ti prego, non farlo! Joel, ti devi alzare! Non ci credo. È Ti prego, mi impossibile. ammazzo! Hanno ucciso Joel. No. Hanno ucciso Joel. Ellie. Mi dispiace. No. Bastardi figli maledetti di puttana! Non può morire così! No! È vera la cosa! No! Joel, no!
Li ammazzo tutti uno a uno. Sti figli di puttana. Ma verranno tutti come topi schifosi. Li ammazzo come le mosche. No. Ecco perché Tommy acquista importanza. Perché non c'è più Joe. C'ha un cazzo. Ti spiace se mi siedo? Vieni. Dimmi solo che è ancora vivo. In qualche modo. Anche se dubito fortemente. Chi era quella troia, Dio fa? Cioè, è Abby, è ok, e fin lì ci siamo, e poi... Maria ha paura che non mangi. Lei non può fermarci. Se avessimo gli uomini necessari, le persone in gamba... Beh, Jackson si indebolirebbe. Quindi gliela facciamo passare liscia? No, non ho detto questo. Sì, però è quello che accadrà. E se tornassero i cacciatori? Sto parlando con te o con lei? È comunque un rischio. Fosse successo a noi, Joel sarebbe già a Seattle a quest'ora. No, non è vero. Ma certo che è vero, maledizione! Non possiamo sapere con certezza se vengono da Seattle. Washington Liberation Front l'ha eletto sulle loro divise. Forse erano giacche rubate. Ma che... E se il VLF si è spostato? Che stai dicendo? Washington Liberator. Sai cosa? Front. Domani io parto. Se vuoi venire con me, bene. Non hai idea del casino in cui ti metti. Oh, sì, non sai quanto è grande il gruppo. Che armi hanno? Tommy, non mi interessa. Già fatto una volta, tanto. Non mi fai cambiare idea. Dammi un giorno. Ne parlo con Maria. Ok? Fa attenzione. Magari ha qualcuno disponibile. E se non cambia idea? Beh, mi inventerò qualcosa. Solo un giorno. Ti prego. Grazie, Tommy. Non so cosa dire, ragazzi. Io pensavo che Joel non potesse morire. Nei trailer in tutti i modi ci hanno fatto pensare che quella a schioppare sarebbe stata Dina. Ma a quanto pare non è così. Sarebbe stato anche un po' troppo scontato. Ma l'importante è che adesso tiriamo tanti di quei calci in culo a sta gente. A sto Washington Fund Liberator o qualcosa del genere. E ci vendichiamo. È morto. È definitivo. Non avrei mai pensato sarebbe potuto succedere una cosa del genere. Quindi la teoria del Joel fantasma si rivela quanto più vera possibile. Thank you.
Voglio passare da casa sua prima di andare. C'è una cosa che devo prendere. Ok. Non sono arrivata ai cavalli. Tommy ne ha preso uno. Ora Maria ha fatto chiudere la stalla. Ah, quindi puoi scappare con Dina. Maledetto Tommy. Troveremo una soluzione strada facendo. Un'auto, un cavallo, qualcosa. Ok. Lo sapevo. Arrivare fino a Seattle diventa un problema. Sarà più complicato. Puoi ancora cambiare idea se vuoi. Lo so. Non voglio che tu ti senta costretta. Ellie. Se vai, ti seguo. Punto. Devi prendere lo zaino. L'ho nascosto ai cancelli est. Pensavo saremmo uscite da lì. Tutto vuoto. Cioè, Joel è morto! Come è possibile? Io ero convinto che Joel non sarebbe mai potuto morire. Dopo tutto quel che aveva fatto in The Last of Us parte 1, pensavo fosse praticamente immortale ormai. E invece, è schioppato. C'aveva pure la casa bella. Ellie, prenditela te adesso. Porca troia. Cioè, non avrei mai pensato che sarebbe successa una cosa del genere. E poi vabbè, io adesso sto registrando questo episodio il giorno dopo, ieri, quindi ho avuto già tempo per, diciamo, digerire quest'idea. Però è tosta comunque. Se ti serve qualcosa te lo prendo. Voglio farlo io. Ok. Sto bene. No, non stai bene. Andiamo. Hai appena deciso di fare una strage. Vuol dire che non stai bene. Io ti aspetto qui. Aveva pure la TV. Grazie. Cioè, aveva la casa davvero bella, Joel, eh? Non scherziamo. Poraccio. Mancherà a tutti. Si è fatto proprio fregare perché alla fine era buono. Deinonico. Una bella giornata. Quella puttana. Madonna, madonna, se la prendo. Se la prendo. No, cioè, guardate comunque il gioco. Che dopo una cosa del genere, pesante, senza sicuramente pesantissima, ti dà della tranquillità per rifletterci e per ragionare. Come anche nel primo episodio, nei primi due episodi, il gioco passava un mucchio di informazioni sotto banco e il giocatore le assimilava senza pesargli troppo, senza manco accorgersene. Un'altra tazza. E questo, e questa è una narrazione, questo è, credo che sia la nuova frontiera della narrazione. Allo stato attuale è... E non so se riuscirà a tenere la mia bocca sa di ferro, canto e le ferite si riaprono. Tu eri lieve vibrare del nylon. Ok, vabbè, non la sto manco a leggere. VLSF, Washington Liberation Front. Abby, puttana bastarda. Ti faccio fare una brutta fine. Comunque, guardate la normalità. Nonostante tutto, c'è, nonostante tutto quel che è successo, c'è comunque della normalità in questo mondo. Nonostante tutto, ecco. E questo è indice di quanto lavoro siano riusciti a fare Tommy e Maria col loro gruppo. Joel c'è addirittura un bagno vero. Pensate un po' voi, Ellie manco quello c'ha. Allora, continuiamo a girare. Fa strano esplorare una casa non distrutta
Non l'abbiamo mai fatto negli ultimi giochi. Nel precedente gioco. Fa davvero strano adesso. Lì c'è un banco da lavoro. No, se il gioco dovesse davvero mantenere questa stessa qualità per tutta la durata del gioco, e a giudicare dai voti sembra proprio di sì, sarà probabilmente la nuova frontiera della narrazione. L'orologio di Joel, che era quello che già Sara gli aveva regalato all'inizio del primo capitolo. E la sua revolver, quella con cui iniziamo il primo capitolo, che in teoria dovrebbe essere potenziata al massimo, ma a giudicare dal tamburo non lo è per niente. E la chitarra. Tutto a posto? Viene e basta. Cosa vuol dire viene e basta? Non mi dai ordini. Non in questo momento. La foto con Sara. Io la prenderei onestamente. Beh, forse la vuole Tommy. Giusto. C'è questa del resto. Due bagni addirittura aveva Joel. Si trattava bene, cazzo. Ok, vediamo se c'è qualcosa di utile qua. Ecco qua la giacca di Joel. Eccola qua. La giacca di Joel. È un momento davvero teso. È un momento davvero molto teso. E qua c'è pure il suo zaino. Un altro bagno, tre bagni. Joel è arrivato a tre bagni. Complimenti a lui che ci aveva la casa pure bella. Peccato che sia schioppato. Gli mortacci. E qui è la sua roba da lavoro. Con la sua chitarra. Una nuova, peraltro. Sappiamo adesso Joel come si guadagnava da vivere. Come si guadagnava i soldi per, diciamo, gli extra. Ed era anche fottutamente bravo, cazzo. No, voi come vi sentite in questo momento? Magari, soprattutto, sapete chi mi interessa? Chi non ha giocato il primo gioco? Come percepite questa morte? Perché per chi ha giocato il primo della Stovaso, ovviamente è una cosa pesantissima, perché Joel era il protagonista, era l'antieroe per eccellenza, è diventato dall'antieroe per eccellenza. E invece è morto adesso. E c'è Maria. Maria, sto partendo per Seattle. Vorrei poter restare, ma non posso. Ho bisogno di fare giustizia. Ellie cercherà di seguirmi, ma tu fermala. Prendile le armi e nascondi i cavalli. Chiudile in una stanza. Tommy è partito di testa. Ti chiedo del tempo per farla finita. Ti amo tantissimo, Tommy. Otterrà solo di farsi ammazzare. Perché non ha portato anche me? È una macchina serviva da guerra. Serviva una squadra per inseguire quegli stronzi. Non potevo dartela. Vuoi davvero rinchiudermi? Preferirei che restassi. Te lo puoi scordare, cazzo. Preferirei che restassi, ma ti conosco bene. Andrai con lei? Sì. Probabile. Sì. E sperate di uscire di nascosto? Già. Esattamente quel che volevamo fare. Sì. Ho fatto preparare il tuo cavallo nelle stalle. Prendete le munizioni. Grazie, Maria. Vi chiedo soltanto un favore. Riportatemi quell'imbecille di mio marito. Sì, signora. Ma certo. Va bene. Partite ora. Finché c'è luce.
È tesa la situazione. Altro carico sulle spalle di Ellie, che adesso non solo più deve vendicare Joel, ma deve pure far sì che Tommy non muoia come un coglione, che peraltro era il personaggio che mi aveva giocato al fantamorto. Mi sono detto, secondo me Joel muore, ma no, non può morire Joel. Quindi ho giocato Tommy, perché prendeva importanza... Voleva affogarlo. E Joel non arrivava alla pistola. Cavolo. Hai avuto paura? Beh, ho reagito distinto. Mi sono lanciata sull'arma, l'ho afferrata e gli ho sparato in faccia. Quanti anni avevi? 14. Quanti anni avevi quando hai ucciso il primo? Un infetto, dici? No, un individuo cosciente e non fungibile. 10. Madonna, guardate qua. Cosa che è successo? Grafica. Un tipo aggredì mia madre. Io lo pugnalai. Merda. Stavolta mi batti. Già, sono proprio cazzuta. Ci siamo perse? Direi di no. Guardate, ragazzi. La PlayStation sta decollando. Ciao ragazzi, interrompo un attimo la visione del video per ricordarvi che se vi sta piacendo potete lasciare like, commentare, condividere, iscrivervi al canale e anche attivare la campanellina delle notifiche. Inoltre potete passare da Telegram, dove vi aggiornerò sempre sui video e con dei contenuti extra, in modo da non perdervi niente. Ok, adesso potete tornare a vedere il video. Guardate la vegetazione. Che dici di quei pazzi cannibali che hai incontrato con Joel? Ce l'avevano con voi? Forse questi del VLF sono collegati a loro. No, non mi sembrava lo stesso gruppo. E i trafficanti del mercato nero di Boston? Dina, Joel ha fatto arrabbiare molta gente. Un mucchio. Non ha senso tirare a indovinare. Ok. Ha ragione. Almeno finché non avremo altre informazioni. Ellie è sveglia, è sempre stata molto sveglia. Guardate qua. No, io mi fermo un attimo. Guardate qua che cazzo di ambiente è. Cioè, è incredibilmente bello. Io come ho fatto a vivere tutta la vita senza di questa cosa? Che è esattamente la stessa cosa che mi sono detto l'altro ieri quando sono andato a comprare la grappa. Comunque, è incredibile. Guardate qua che spettacolo. Madonna, la storia di Boston. Siamo a Seattle comunque, eh? Dovremmo essere a Seattle praticamente, secondo il gioco. E è incredibile. Guardate qua dappertutto, è tutto molto incredibile. Io davvero non ho parole. Come fai a giudicare una cosa del genere se non dicendo è fuori di testa? Cioè, adesso capisci perché ci vogliono 7 anni per fare un gioco di questo genere? Capite perché adesso le case di sviluppo ci mettono sempre più tempo a produrre i loro videogiochi? Sì, ci stiamo avvicinando. Inizia a guardarti intorno. Ok. Cioè, adesso capite perché CD Projekt Red, Rockstar Games, Naughty Dog, eccetera, ci mettono molto più tempo adesso a produrre videogiochi di quanto non ci mettessero una volta. Perché questo è il livello di che si vuole raggiungere. Cioè, Madonna, guardate qui che figata. Ma come fai a non farti esplodere il cervello una cosa del genere? Come fa? Ok, siamo a Seattle. Siamo a Seattle. Ci siamo. Qui ci sono delle macchine. Forse Dina. Allora ci segue. Sai dove stai andando. Certo. Questa qua ha viaggiato per una vita con Ellie, per un anno. E passa, perché poi pure è tornata indietro fino da Tommy, quindi più di un anno. E vuol dire che non sa dove viaggia, che non ha senso dell'orientamento, ma per piacere. Allora, lì la strada è finita. Io direi di darci una controllatina. Non si sa mai. Oh, guardate l'erba. Cioè, io ero abituato come picco, diciamo, di tecnico migliore. Ero abituato a Horizon Zero Dawn e Detroit Become Human, che dal punto di vista grafico di Detroit Become Human è probabilmente il punto più alto, mentre Horizon Zero Dawn dal punto di vista dei poligoni a schermo. Ecco, The Last of Us prende la grafica di Detroit Become Human, la moltitudine di poligoni di Horizon Zero Dawn, li moltiplica a sproposito e puff. Eccoli qua a schermo. Tutti quanti. Anche di più. Molti di più. È incredibile sta cosa.
è davvero fuori di testa e incredibile. Non ho parole per descrivere una cosa del genere. Allora, abbiamo tutte le nostre armi. Adesso con quadrato si cambia arma, eh. Ok. Abbiamo la revolver, che non è potenziata al massimo, ma in teoria è quella di Joel, quindi dovrebbe esserlo. Va bene. Joel ha perso la sua revolver, quindi questa è interessante. Chissà se ce la giustificano sta cosa. Però a vedere dal livello tecnico della narrazione del gioco, direi che sicuramente ce la giustificano in qualche maniera. Guardate quante macchine, tutte diverse. Cioè, nel primo della Last of Us, quando beccavi una zona con delle macchine, con dei rottami di macchine, erano sempre gli stessi 3 o 4 modelli spammati all'infinito. Qui sono tutti diversi. Ogni modello è diverso. È incredibile. Io non so davvero. Cioè, mi sta esplodendo la testa. Mi sta esplodendo la testa. Questo episodio penso proprio che lo farò XL o anche di più. Magari lo faccio durare 40 minuti, 50. Perché ho tanto da dire. Cosa abbiamo trovato qui? Una cartina. Buono. Probabilmente, secondo me, dato che comunque il gioco è molto più grande adesso rispetto al primo, le cartine potrebbero essere realmente utili. Perché effettivamente con un gioco molto più grande potremmo davvero perderci, e avere delle cartine potrebbe essere utile. Quindi tanta roba. E davvero, io mi sta esplodendo la testa. Sto vedendo troppe cose. Sì, una mappa cartina turistica. Beh, buttala via. Va Dina, mi piace Dina, inizia a piacermi Dina, eh. Propositiva, cioè propositiva è lì quella propositiva. Diciamo che Dina è ottimista. Ottimista, questo mi fa molto piacere. Ok, qui abbiamo un camioncino. Vabbè dai, più posso stare che la porta non si chiude. Con tutto il resto che c'è, sembra assurdo sperare che la porta si chiudano pure. Che bello poter saltare senza avere un ostacolo davanti. Non possiamo ancora saltare sul posto. Ok, però ci posso sovrastare. Ok, cioè guardate quanta vegetazione senza niente. Perché alla fine non c'era un tratto di gameplay per cui servisse quella vegetazione. Era lì solo per bellezza. E che bellezza, ragazzi, incredibile. Vorrei davvero avere una facecam, però non ce l'ho, fortunatamente. Già, sì, beh, già. Non nascondiamo bene i nostri avamposti. È questo a spaventarmi. È vero. Ok. Ma se Ellie ha detto una cosa. Ellie è molto, molto sveglia. È molto sveglia. Mi piace il modo di ragionare. Ah, una cosa, voglio provare. Ok, si alza in automatico quando schivi da abbassato. C'è qualcuno? No, non mi sembra. Qui ovviamente non si può salire. No, ma è tecnicamente incredibile tutto ciò. È davvero incredibile. Non so davvero come definirlo. È incredibilmente bello. Questa è la parola giusta. Incredibilmente bello. E guardate quanta vegetazione. È assurdo. È assurdo. È davvero stupefacente. Per quello... Ultimamente cosa ho fatto? I video che avete visto fino adesso, i primi 4 episodi, li ho pre-registrati tutti quanti assieme. Poi dopo mi sono andato a vedere qualche gameplay anche degli altri, quindi di Mike Shosha e di Sinergo, e poi oggi guardo quello di Dante Ravioli. E ho notato un mucchio di cose che di cui adesso vi voglio parlare. E questa è la ZQ. Già. Sì. Occhio alle sentinelle. E cosa ho notato? Anzitutto, Abby assomiglia molto... moltissimo a Ellie. Ha lo stesso viso. Se notate, ha un viso molto simile. Ha le lentiggini, gli occhi chiari, la pelle molto chiara. Le vedi? Sì. Ma dobbiamo riuscire ad arrivarci. Ah. Non ho capito cosa. Ah, il passaggio lì, ok. Si somigliano molto. Tanto che io, se vi ricordate, quando ho visto per la prima volta Abby, l'ho pure detto. Perché Ellie è qui? Cioè l'ho scambiata con Ellie e non mi sono fatto nessuna domanda quando poi mi sono accorto che in realtà non era Ellie. Cioè, vi rendete conto del mio livello di abnegazione inconscia? Che, cioè, devo stare giù? No, non posso passare di qua, ok. Qua sopra ci sarà sicuramente qualcosa, se no non mi facevano salire qui.
Ah, sì, ok, c'è il parkour da fare, va bene. E, cioè, io sono arrivato lì talmente a un livello di abnegazione alto che nonostante abbia scambiato Abby per Ellie, comunque non mi sono fatto nessuna domanda nel momento in cui effettivamente si assomigliano tantissimo. Detto questo, a parte il fatto che Abby poi c'è delle spalle che Tania Cagnotto, spostati proprio. Comunque, detto questo, un'altra cosa che ho notato... Cos'è? Freda, stadio dell'infetto, stadio 1, cordyceps assunto... Ok, questo è la runner. Stadio 2, si nasconde tenendo imboscata le vittime. Questo è lo stalker, se non sbaglio. Spesso... aggirano le prede per attaccare. Sì, è lo stalker che tende ad aggirare le prede per attaccarle. Ok. E 3 e dovrebbe essere il clicker. Completamente ciechi, uditi molto accurati, usano le collocalizzazioni. Sì, è il clicker. Lo stadio 4, evoluzione rara ma molto pericolosa. Gli infetti allo stadio 3 sono dotati di incredibile forza e sono in grado di lanciare proiettili acidi. E questo è il bloater. Sì, è proprio il bloater. Ok, ci siamo. Provo a registrare ancora una decina di minuti. Magari saliamo fino sopra. Voglio provare una cosa. Ci passo di sotto. Sì, guardate qua. Cioè, sapete quanti poligoni servono? Va là, guarda. Dobbiamo proprio cambiare completamente la nostra concezione di esplorazione, di ricerca delle risorse. Perché adesso... ogni posto può contenere delle risorse. E quella lì la... Che ne dici? Sì, Dina, sta zitta. Grazie. E dobbiamo completamente cambiare il nostro concetto di ricerca delle risorse. Perché adesso saranno... adesso che si può andare un po' ovunque, sarà completamente diverso. Ok. Bruttine le gabbie così all'aperto, un po' freddine, Grazie, Dina. Ah, forse dovrei esplorare un po' meglio. Ma sì, esploriamo un po' meglio. Al massimo taglio qualcosa. Comunque, andiamo anche qua. Qua che non avevo passato. E infatti non avevo passato. Va bene, che bello aprire i cassetti vuoti. Qui invece cosa abbiamo? Una lettera. Buona fortuna, quando arrivi al cancello, cerca un soldato di nome Kieran. Digli che ti mando io, consegnagli il chilo e ti farà entrare. Buona fortuna. Bene, bene, fa piacere sapere queste cose. Tutte queste informazioni alla fine rendono il mondo di gioco più vivo. Cosa che normalmente si fa con magari delle missioni secondarie. Della Stovaz non lo fa, ha deciso di non usare missioni secondarie. O almeno questo è quello che penso. Cioè magari ci sono e non lo so. Perché magari nel 2 potrebbe esserci. Cioè, se non ci sono mi aspetto che nel 3 iniziano ad aggiungere. Cioè, cosa vuoi aggiungere di più a quel punto? In un prossimo capitolo? Cosa? Boh. E soprattutto sappiamo già più o meno quando dovrebbe uscire un prossimo capitolo. Perché ormai penso che abbiamo capito che The Last of Us è un gioco che esce durante il cambio generazionale. Perché io sono tra quelli che onestamente nel momento in cui mi dici: ehi, è uscito The Last of Us per PlayStation 5, gli dico: ma sai che magari lo riprendo. No, ma però diciamo che se mi dicono: guarda, questa PlayStation 5 ha un buon prezzo e tra gli altri giochi c'hai anche The Last of Us parte 2. Dina, dammi una mano. Io dico: ah, sì, okay. Me lo prendo con quello. E no, comunque, dai. Arriviamo sulle mura e poi stacco. Perché sennò poi il video diventa troppo lungo e io smatto per renderizzare tutto. Ok, Dina, me la fai passare. Io resto di guardia. Tu cerca di aprire il cancello dall'altra parte. Che gentile. Va bene. Sarà tosta. Allora, siamo arrivati qui in cima. Mi sa che c'è dell'altro parkour. Potremmo passare di lì, evitarci tutto, oppure passare di qua e fare la strada più pericolosa. Io direi di fare la strada più pericolosa. Ok, adesso dobbiamo saltare di qui. Va bene. Sì, diciamo che adesso che... equilibrio, manco l'ho letto. Ok. Scendi qua. Abbassiamoci. Madonna, che figata. Cioè, confronto della Stovaz parte 1 sembra una cacata. Dai, Ellie, c'è delle braccia. Che troia. Tutto okay? Stavo solo morendo. Stavi solo morendo.
Questo senso dell'umorismo che non abbandonerà mai i personaggi Naughty Dog mi piace molto. Scendi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo sulle mura. E non vedo nessuno qui, quindi mi sa che Tommy aveva ragione. O è passato Tommy e l'ha ammazzati tutti, il che è plausibile, pur sempre fratello di Joel, i geni sono quelli. Potrebbe fare anche lui delle stragi, secondo me. Deve solo impegnarsi. Oppure sono scappati, quindi ci aveva ragione Tommy ed effettivamente sono andati da un'altra parte. Sono dei nomadi, insomma, diciamo così. Addirittura parlavano, appunto, uno di loro parlava di Messico, quindi potrebbe benissimo essere anche quello. Suppongo che sta merda sia chiusa. Infatti, figurati. La non funziona. Un mattone. La mia arma preferita. Io ho finito The Last of Us parte 1 solo a colpi di mattone. Anche questa è chiusa. Tante belle cose oggi, eh. Grazie, signor mattone. Ok. No, ci sta. Mi piace molto. Ok, un'altra cosa. Bello questo messaggio. Chissà quando risale. Oddio. Porca troia. Stiamo preparando una grossa operazione e Isaac ci ha chiesto di rastrellare il centro della ricerca di risorse. La base del Serevena. È già qualcosa. Sì. Rifugio alla base del Serevena. Continuiamo ad esplorare. E altre casse... No, comunque ci sta. Però una cosa che ho notato è che ci sono molte meno risorse rispetto al primo The Last of Us. In parte 2, a parte che... Già a poco prima, poco dopo l'inizio del gioco, eri già lì che rastrellavi davvero di tutto con Joel. Mentre invece qua siamo più calmini, più tranquilli. Ok, è il momento di attivare qualcuno se c'è. Ok, mi piace il nuovo metodo per il generatore, una grafica un po' più bellina. Anche se in principio non cambia poi alla fine, quindi... Ok, devo portarmi in giro tutta sta roba. Ah, merda. Dai, non è niente di che. Un generatore, okay. Quanta attenzione vuoi che ci sia? No, non è qui che si apre. Ah, devo aprirlo da lì, ok. E poi ci sarà la parte peggiore, ovvero quella di andare a cercare la combinazione del cancello. Perfetto, grande. Fagli cucù, ti prego. Ehi, va tutto bene? E quel rumore? Ho aperto il cancello. Ora devo provare con questo. Vai, tu sei in gamba. Grazie. Sì, lo so. Questo qua sarà piuttosto da aprire. Devo capire. Dice il coso. Ok. Ok, i fili, ragazzi, ricordatevi, se c'è qualcosa che in questo gioco non vi mentirà mai, sono i fili. Obviously. Forse devo portare il... i cassetti vuoti. I cassetti invece vi mentiranno. Ah, i cassetti piace mentire. Forse devo portare l'elettricità fin qua dentro. Ok. Possibile. Non lo so. Qui c'è un filo. Ecco qua, difatti. Sì. Serve corrente. Devo portare il generatore fin qua. Non lo so. Allora, qui però abbiamo solo questa. Quindi tira. E portiamo fin qua. Anche se sì, in teoria... non dovrebbe funzionare così, perché tac. No, ma ci sta ste nuove meccaniche, mi piacciono molto. Sono semplici, però sono cose realistiche, quindi ti aiutano un mucchio ad avere più immersività. Cioè, queste cose così semplici rendono tutto quanto molto più immersivo. E soprattutto, anche se sono tante cose nuove, sono cose realistiche, quindi non sono difficili da ricordare e da tenere a mente. Comunque, schermo verde... Oddio santissimo. C'è una combinazione.
Per cui ho fatto la foto, il cancello principale è 0512. Quindi 0512. Sì. Esatto, grandioso. Cancello aperto. Porca troia, poco non tagliavamo il cavallo. Il cavallo, questo qua, che nome gli diamo? Io lo chiamerei MC Cavallo. Secondo me è un bel nome per un cavallo. Like per chi ricorda, chi dimentica è complice. Ho trovato un biglietto. Ci sono dei codici sopra. Parla di un rifugio del WLF in una certa base del Serevena. Serevena. Chissà dove cazzo è. Andiamo a cercarla. Magari troviamo il nostro primo WLF e lo facciamo parlare. Di qua. Come solo Joel avrebbe saputo fare. Allora, sono davvero curioso di sapere sti stronzi cosa volevano. Comunque, abbiamo attraversato il cancello, quindi io direi che possiamo chiudere l'episodio qui. Sarà un episodio magari un po' più lunghino, anzi sicuramente sarà un po' più lunghino del solito. Quindi vi ricordo di lasciare like, commentare, condividere, attivare la campanellina delle notifiche, iscrivervi, in teoria dovete prima iscrivervi e poi attivare la campanellina delle notifiche. Pregate la Betulla, tanti saluti ragazzi, vaffanculo a tutti.